Eccoci qui ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con MotoGP 14. Allora, riprendiamo la carriera categoria MotoGP dopo l'esordio disastroso che abbiamo fatto nella prima gara. Allora, andiamo Austin, ma andremo a modificare qualcosina. Allora, vediamo un po'. Avevamo problemi di gomme perché appunto penso che farò tutte le gare sia al 25% di lunghezza. C'è un'email. Io e Drive MSZ Aspar siamo veramente felici di iniziare. Vabbè, questa l'abbiamo già letta. Che a parte che poi abbiamo fatto un disastro, siamo arrivati 23esimi nella prima gara. Allora, il rewinding nella show 3. Fisica prova bene. Traiettoria solo corre, ok. Consumo di gomma. Allora, io, siccome che appunto lascerò lunghezza gara il 25%, abbiamo avuto un sacco di problemi con il consumo di gomme nella prima gara. Quindi io direi di lasciare ancora il consumo di gomme attivato, ma di provare a mettere la gomma posteriore, che è quella che consumiamo di più, la mettiamo dura perché sennò avevamo proprio anche problemi di gomme. Per il resto direi che lascio tutto così, difficoltà irreale, anche perché non ne vale la pena diminuire, anche se però in effetti la moto fa veramente cagare perché è un disastro, però direi che possiamo lasciare così. Ma sì, dai, al limite ne aggiungiamo un altro flashback, dai, 4 flashback, dai, 4, perché appunto la moto ancora non è competitiva, per non rischiare di restare senza flashback, ne mettiamo 4. Poi quando andiamo in un altro team veramente di prima fascia torneremo a 2 flashback. Poi comunque stiamo facendo gare dal 25%, quindi si rischia un po'. Allora, io direi di mettere, adesso che andiamo nei box prima delle qualifiche, di mettere le gomme posteriore dura e anteriore Buongiorno lasciamo da... morbida, perché consumiamo un botto quella posteriore. Allora, intanto andiamo a sviluppo moto e mi fai. Che a parte la moto fa cagare, nel senso fai sospensioni che non frena e non gira, cioè la più scarsa, perché appunto quando si inizia nelle categorie, appena si arriva, si ha una moto scarsa. Allora, riveniamo insieme all'assetto della moto. No, no. Voglio lavorare direttamente all'assetto della moto. Perfetto, mi fai vedere le gomme. Ecco, anteriore lascerei morbida, ma posteriore dura. Dura, sì. Dura perché consumiamo molto la posteriore. Vedendo che farò gare dal 25% solo in MotoGP, ho deciso di fare così. Penso che metterò la dura perché sennò consumiamo molto la gomma. Allora, scendi in pista, vediamo un po'. La moto comunque non posso dirvi che andrò benissimo perché è veramente un disastro per quanto riguarda la moto, cioè nel senso che non gira, non frena, cioè è un team di medio-bassa classifica, quindi finché non ci arrivano offerte dei team di prima fascia, Honda ufficiali, Yamaha ufficiali, Ducati, insomma, quelli lì, non si può pretendere di andare a vincere gare. Ma come ho detto, noi ci proveremo. Allora, siamo nella qualifica, nella prima qualifica, nella MotoGP è suddivisa in due qualifiche, passano i primi 10. Abbiamo solo 4 flashback, ne ho voluto mettere uno in più visto che facciamo gare dal 25%, poi se abbiamo una moto migliore torneremo a 2 flashback. Per il resto ho lasciato difficoltà reale, fisica pro e consumo gomme, come ho detto, l'ho lasciato però con la posteriore dura, perché ho visto che nella prima gara abbiamo praticamente finito la posteriore più di quella anteriore, quindi un cambiamento. Poi se vediamo che anche qui con la dura dietro non va lo stesso, toglieremo il consumo di gomme, però non lascio ancora la lunghezza di gara al 25% perché c'è più spettacolo tutto sommato a fare gare di 5 giri. Allora, vediamo, cioè nel complesso non è neanche lenta, cioè nel rettilineo l'avevo detto anche l'altra volta, non è lenta, però non gira e soprattutto non frena. Quindi c'è da migliorare tutto praticamente, freni, telaio, sospensori. Per quanto riguarda il motore la vedo anche abbastanza bene,
e onda. Però vedete, non gira molto e non frena. Ecco, adesso vediamo, vedete voi che io sto facendo tempi buoni, ma perché non sono ancora andati a fare un tempo gli altri, quindi come ho detto ci passeranno tutti, come andranno a fare i giri loro. Austin non è neanche facile come circuito, però vediamo un po' che combiniamo. Allora, un giro abbiamo fatto, due, vedete, siamo lenti, 679. Allora io torno un attimo ai box, vediamo un po', perché passano i primi 10 se non sbaglio in questa qualifica 1, e ma mi sa che ci passano tutti qua, non solo. Andiamo avanti, terzo, no, non c'è proprio verso, ragazzi, la moto è un disastro, andrò a fare un altro giro, tanto per, ma non c'è verso, non va, non c'è proprio verso. Sto tentando ancora di lasciare difficoltà reale, ma vediamo se anche in questa gara proprio non riusciamo a tenerli con questa moto. Dovrò passare a difficile per forza, perché sennò non combiniamo niente, non combiniamo assolutamente nulla. Addirittura Edward mi passa senza niente, senza nessun problema, nel rettilineo. Però c'è da dire, ricordiamoci che nelle qualifiche al reale vanno forte, in gara poi vanno un pochettino più lenti. Sto tratto vedo che andiamo un pochettino più veloci. Siamo ultimi di questi 14 piloti. Dovremmo essere decimi per passare alla qualifica 2. Qui guadagniamo e poi perdiamo tutto nell'altro tratto del circuito, quindi c'è poco da fare, la moto non è prestante. Vediamo un po' che combiniamo. Sto anche guidando abbastanza bene, però non c'è verso. La gomma dietro sembra che sta tenendo, ma ho fatto solo due giri, bisognerà vedere quando saremo a metà gara. Saranno 5 giri ogni gara, bisogna vedere se tiene. Piano piano, inizia qui il tratto più difficile di Austin, dove sicuramente perdiamo rispetto agli altri. Ok, perfetto, eccolo là, 249 millesimi. Ho già perso mezzo secondo perché avevo anche un vantaggio di 3 decimi prima di quel tratto. Questo tratto iniziamo a perdere a più non posso. Curva, cosa combiniamo? Sto cercando di guidare il più bene possibile. Vediamo, 3, 4, 5. Ottavi, attenzione, recuperiamo. Vediamo un po' di mandare avanti. Penso che i primi 10 dovrebbero andare. Vediamo un po'. Quella che vedete in questo momento è la classifica. Allora, mano avanti, ottavi. Vediamo se riusciamo a fare la qualifica 2 o siamo eliminati, non lo so. Vediamo. Comunque c'è da dire che la moto proprio non è assolutamente competitiva. Un caloroso. Sì. No, no, gara. Ah no, siamo in gara. Siamo già in gara. Boh, non si capisce un. No. No, ma allora come cazzo è, scusa? Non ho proprio capito, ragazzi. Ma qualifica 2, come partiamo? Ma allora i primi 5 partono nella qualifica 2. Boh, non lo so, comunque ditemelo voi nei commenti. Siamo già in. Ma a parte che non so neanche come cazzo partiamo. Non. Qualifica 1, siamo arrivati ottavi. Allora, sono passati Dovizioso, Iannone, Rending e Aiden. Vediamo se sono nella qualifica 2 anche quelli. Dovizioso c'è, Iannone c'è,
Aiden non c'è vero. Ma allora quanti passano? In 3 passano allora. Andrea dove sono? Rating. Vediamo se c'è. No, non c'è. Allora non ho proprio capito. Non l'ho capito queste cazzo di qualifiche della MotoGP. Cioè, non si capisce se nella qualifica 1 passano i primi 5, i primi 10 per andare alla qualifica 2. Oppure i primi 3. Non lo so. Comunque, ditemelo nei commenti. Sta di fatto che non ci siamo noi nella qualifica 2. Mi fa andare direttamente in gara. Infatti, qui la qualifica 2 l'hanno già fatta. E Marquez primo. Niente. Vabbè. Non lo so neanche come partiamo, tra l'altro. Non so niente. Vediamo. Vabbè, ultimi. Ultimi, no. No, no, allora bisognerebbe fare le qualifiche 1 partendo i primi 4, i primi 5 vanno alla qualifica 2. Come siamo? 18esimi, perfetto. Un disastro completo. Vabbè. Pazienza. Ci faremo in gara. 6 giri. Che combiniamo? Non lo so. Comunque ditemelo nei commenti, ragazzi, se nella qualifica 1 ne passano 10 o in 5 o in 3. Non ho capito bene questa cosa delle qualifiche della MotoGP. Però vabbè, adesso dobbiamo pensare alla gara. Più non possiamo fare. Eccola là. E iniziamo. E 1. Meno male io ho messo 4 flashback, perché sapevo che nelle gare di recupero faremo danni. Questo tratto bisogna guadagnare più che puoi, perché vanno lentissimi. Comunque dobbiamo fare 6 giri e con le gomme non so se reggiamo. Come ho detto, ho messo la posteriore dura. Non ho neanche ricontrollato, tra l'altro, prima di iniziare la gara, se c'avevo la dura dietro. Quindi, a volte che non me la tolga, questi sono maledetti, questi meccanici. Però vabbè, se è dura vuol dire che abbiamo la posteriore dura. Dai, però siete maledetti. Ma come cazzo guida? Dai, non impennare, porca di quella. Si mette a impennare random. Schifosa, mi fa perdere un sacco di velocità. Dai, così. Dai, siamo più o meno nel gruppo, metà gruppo però, eh. Cioè, tutto sommato, non tocchiarmi, non stiamo neanche andando malino. Viste le prestazioni della moto e contando la difficoltà reale, quindi. Sì, sì, vabbè. Dai, dai, che sarebbe un garone. Bisognerà vedere se sarà un garone. Qui perdiamo, è l'unico tratto che perdiamo molto. Infatti mi ripassano. Non gira, no, cioè non gira, la moto non gira, non gira. Assurdo, assurdo, la moto non gira. Pure davanti ho la morbida, non ho capito perché non gira. 13esimi. Partivamo 18esimi. C'è il tratto misto adesso qui dopo questa curva che guadagniamo molto, loro la fanno lentissima con le curve. Però i primi sarà improponibile andare a prendere, i primi vanno forte. Ecco qui. Se no mi fanno il tappo, ma vedete, posso finalmente andare a riprendere anche gli altri. Dai. Dai, siamo lì, siamo lì, siamo nel gruppo delle migliori moto. Tutte molto prestanti davanti, quindi noi abbiamo una cazzo di moto di merda. Eccola là. Vabbè, qui c'era il dosso, la discesina, quindi era inevitabile la caduta. Ho piegato anche troppo. Poi 2 flashback rimasti. Eccola là. E tre. Ti disturbano, non c'è proprio niente da fare. Vabbè, dai, facciamo questa sola a reale, poi andiamo a difficile dalla prossima. Per il resto ho lasciato tutto così, le opzioni gara al 25% e basta, fisica pro.
Vabbè, qui l'ho fatta della cazzata. Perché non frena, cioè la moto non frena. Continua a dirlo. Non frena. Non frena e non gira. Devi frenare mille e mille chilometri prima della curva, perché non frena la moto. Sta andando a finire una gara come l'altra, come l'esordio, cioè che siamo caduti mille e mille volte perché poi avevo finito il flashback. Poi certo c'è da dire che questi bastardi ti disturbano, l'unico sarebbe andare davanti e andarsene, ma di brutto, perché ti buttano giù. Solo che non ho capito perché mi hanno dato questa moto, cioè ho vinto la moto 2, non ho capito perché mi danno una cazzo di moto di merda. E quando avevo vinto la moto 3 mi è arrivata subito un'offerta della top team di moto 2, quindi non ho capito perché MotoGP subito, non subito, perché mi hanno dato una cazzo di moto che non vale il cazzo, che tra l'altro è la migliore delle offerte. Guarda, là, si impenna da sola. No, non ce la faccio, ragazzi, questa moto non ce la faccio, non ce la faccio, perché poi siamo a Carreale, vanno forte, quindi posso fare di più di così. Cioè in teoria è anche giusto, perché questa moto che ho io non è per battagliare con le vittorie, quindi comunque facendo troppo, contando che il mio compagno neanche lo vedo, non è qui. L'unico tratto che guadagno è qui, poi da lì in poi si può anche salutare la compagnia, perché non li tengo. Ci mettiamo anche i cali di frame rate e siamo a posto. Dai, Iannone, levati. Iannone, vabbè, lui ha la Ducati Pramac. Ah, mi andrebbe bene anche un decimo posto, tutto sommato non è male, visto il, come ho detto, la moto che non serve un cazzo. Però se c'è la possibilità di andare a guadagnare ancora qualche posizione, ci proveremo. C'è ancora da fare tre giri, tempo ce n'è, ma c'è anche da rischiare che se andiamo giù ci ripassano tutti, quindi non abbiamo più flashback. Ho messo solo 4 poi, quindi qui non ce la faccio, cioè devo per forza rallentare, perché va larghissimo, se no la moto, lo so già, la sento la traiettoria quando va larga. Anche qui infatti devo frenare e mi ripassa, cioè non gira la moto, non gira la moto, non gira. Dai tu, però decimo posto, siamo al quarto giro. Smith, niente, non vuole proprio girare, vabbè. Dai, arriva il nostro tratto micidiale. Comunque la gomma sembra che sta durando di più, ho messo la posteriore e ha più o meno molto, no, più o meno a metà, ma anche poco di più della metà, quindi sembra che vada bene quell'azzardo di mettere la posteriore dura e l'anteriore morbida. Quindi mi va bene, perché sennò dovrei togliere il consumo di gomme se vado a fare gare al 25%. E famo prima, però come ho detto io vorrei lasciare anche il consumo di gomme per avere più realismo. Quindi ho detto, allora proviamo a mettere la posteriore dura, perché è quella che consumiamo di più in uscita, che va a derappare. No, non ce la faccio, però vedete, perché proprio siamo al massimo di tutte le difficoltà. Fisica pro, reale, e si vedono le prestazioni della moto, che non ce la fa, non riesce a battagliare con questi. Possiamo fare altro, non possiamo fare altro. Possiamo fare altro, cioè fatico, eccolo là. Ma non è ancora, e due, eccola là, bastardo, è tutta colpa tua, cioè mi ha dato 4000 botte e mi dà pure il vabbè ragazzi, è una gara rovinata, che quel coglione sta fermando. Ottimo, tutta colpa tua, perché mi ha dato 100.000 botte,
Io rallentando in modo che non cado, perché non ho più flashback. No, continua a venirmi sopra. Ottimo, allora. Andare box. Che se ciao, pure giù va. Se mi rimette in pista pure. Stavo andando a fare il drive thru e mi rimette in pista. Mamma mia, ero ottavo, ero. Che gara di merda. No, 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 andiamo a difficile, andiamo a difficile. Non c'è speranza con questa moto di batteria reale. Non c'è speranza. Tra l'altro poi perché non me lo dà più il drive thru? Non lo segna più. Insomma, è tutto un casino questo MotoGP, tutto un casino. Gara buttata. Peccato, perché ero ottavo. Mi ha dato 4000 botte, mi ha fatto andare fuori e tac che ho fatto, mi ha dato il taglio curva. Quando cazzo l'ho visto il taglio curva che sono andato oltre il cordolo, vabbè. Perché tra l'altro non ho guadagnato niente. Addirittura stavo rallentando in modo che non cadevo. No, mi deve dare il drive thru, perfetto. Ok, un'altra gara buttata. 0 punti anche qui, ottimo. Vai così. Mai guida la cazzo di cane perché è una gara rovinata, va bene. Ottimo, perfetto, continuate a venirmi sopra. Fate come se non c'è nessuno, continuate, perfetto. Mi sa che anche qui nella MotoGP, in questa MotoGP 14 è la stessa cosa del 13, eh. Cioè in MotoGP è come se non ti vedono. Continuano a buttarti fuori, questo era un po' meno visibile nelle categorie basse, Moto 3, Moto 2, ma in MotoGP è tutta un'altra storia. Lo sospettavo però. Ok, adesso come passiamo nel traguardo ci squalifica perché non ho fatto il drive thru, mi è già capitato altre volte. Per colpa di quel bastardo che mi stava continuando ad andare botte e 1 e 2, per forza sono andato fuori pista e mi ha dato il taglio curva. Vi andate a vedere perché io non ho fatto assolutamente nulla e lui che mi è venuto sopra due volte mi ha buttato fuori. Perfetto, gara rovinata. E due, e andiamo a due. 0 punti in due gare, ottimo. No, no, mettiamo difficile dalla prossima perché non ci sono possibilità di battaglia con questa moto. Uno perché non gira, che lo continua a dire, e due non frena. Ottimo. Quindi dalla prossima torniamo a difficile, purtroppo non c'è niente da fare. A parte che poi non ho capito perché non mi dà più il drive thru. Stavo andando nella corsia dei box, poi è caduto, poi mi ha rimesso in pista e non me lo dà più adesso. Cioè è tutto un casino, non riesco a capirlo. Comunque tanto non andiamo a punti lo stesso perché siamo ventesimi, quindi è una gara da buttare al fanculo. Però io la continuo perché è giusto così. Poi diciamo che ho messo anche gara lunga, 6 giri, non so neanche quanto cazzo sarà lungo questo video, però vabbè, dai, alla prossima mettiamo difficile, dai, non, finché non ho una moto prestante come ho fatto nella moto 2, cioè nella moto 2 avevo iniziato a difficile, poi avevo visto che poi con il reale si poteva fare benissimo lo stesso perché avevo una moto ottima, ma qui non va, cioè la moto proprio non ci sono le possibilità con questa moto. Anche se la potenzia al massimo non c'è verso, non ti dà la possibilità di battagliare con i primi. Vado lungo a 1000 km perché non ho frenato. Prendiamo un'altra posizione e mi ributo. Vabbè, qui è giusto perché sono andato a tagliare la strada, però vabbè, dai, va bene così. Andiamo a finire la gara, un altro 0 in classifica, quindi ne sono 2. La gomma inizia a essere anche finita, infatti sta derappando di più, perché vabbè, però va bene perché siamo all'ultimo giro, però niente da fare ragazzi, non sto tentando in modo che battagliera reale, ci sto provando in tutti i modi, anche con una moto che non dà le possibilità di battagliare per la vittoria, ma non c'è verso. Se non avevo fatto quel drive thru che non mi aveva buttato lì, forse avevo fatto anche un ottavo posto, forse, sicuramente, perché
Poi da lì in poi ha rovinato la gara, quindi non c'è stata più la possibilità di andare a riprendere. No, dalla prossima torniamo al reale, ma per il resto lasciamo tutto così. Fisica Pro è gara al In attesa di vedere i 25%, festeggiamenti al vai. parco chiuso, la regia ci Ha propone la... rovinato anche questa gara, perfetto. Non abbiamo neanche un punto. No, 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 non si può continuare così assolutamente, perché a parte che poi il campionato non lo ti prendi più perché vincono sempre gli stessi. Quindi andiamo a difficile dalle prossime, finché non ci arriva un'offerta di una moto almeno di quelle di fascia medio-alta, non posso lasciare a reale. Questa moto non si va da nessuna parte, un cartorcio. Vedete, bonus difficoltà al reale, ma non c'è possibilità di battagliare con questa moto. Va bene così. Gara del cazzo, perché tra l'altro è stata rovinata tutto da quel coglione che mi è venuto 5.000 volte sopra e mi ha dato il drive-thru. Qui non me ne frega un cazzo perché lo sappiamo, siamo in MotoGP, ha vinto. Sì, ho un po' di rottura di palla adesso perché mi ha fatto incazzare questa gara rovinata. Però pazienza, la prossima è Termas di Riondo. Torneremo a difficile sicuramente perché non c'è verso con quella moto. Ho provato a fare le prime due gare a reale e il disastro, vedete, 23esimi e 21esimi, quindi non si può andare avanti anche perché non ti arrivano offerte se non vai a vincere. Quindi dalla prossima torniamo a difficile, so finché non arriviamo con una moto prestante, poi si ritorna immediatamente a reale. Comunque commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate anche la pagina Facebook, Twitter, Google Plus e ditemi questa cosa della qualifica, che non l'ho ancora capita perché sono arrivato ottavo nella qualifica 1 e non mi ha fatto andare alla Q2, evidentemente devo essere tra i primi 5. Vabbè, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Danix0689.